Caffè Capuano si può dire che ha un futuro antico. È esattamente così, un futuro che deve parlare del suo, della sua storia, ed è un futuro perché è una storia, quindi ci teniamo molto a che il palazzo possa diventare punto di congiungimento tra Via Tribunali e Porta Capuana come possibilità di passaggio. Infatti l'apertura della porta su Porta Capuana secondo noi è molto importante. In questa occasione natalizia ci saranno le visite guidate e la mostra della sovrintendenza andrà in un quadro complessivo di immaginare appunto un futuro per il Castel Capuano sulla base della sua identità, che è appunto quella della legalità e di un percorso per tutti i cittadini. Quindi è vero incubatore di legalità, ma è anche vero che non sarà separato dal resto della città, quindi il progetto è appunto... No, mi sembra che c'è una grande sinergia appunto tra le varie istituzioni coinvolte affinché accada questo. Cioè il principio della legalità però è esteso alla partecipazione e soprattutto alla promozione della legalità per il futuro e per le nuove generazioni. Architetto Scelzo, questa mostra che parte oggi a Castel Capuano è un progetto che ha lunga percorrenza, è nato molto tempo fa, ce lo vuole raccontare? Sì, l'idea di creare un punto di documentazione sulla storia del castello nasce da molto tempo, poi l'occasione dei 150 anni, la celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia ci ha portati a focalizzare un momento cruciale del monumento che appunto è collegato a questo momento, anche se delle trasformazioni erano state progettate prima dagli architetti e gli ingegneri dell'istituzione borbonica, e quindi quello che è stato realizzato dopo è stato realizzato sulla base di questi progetti. E assieme a questa parte della mostra in effetti abbiamo pensato di creare un racconto della storia che è lunghissima di Castel Capuano, che nasce dai tempi della fondazione greca e romana. Quindi una storia millenaria. Una storia millenaria, e quindi si racconta tutta questa storia in maniera molto sintetica, però con immagini in tutti i pannelli di questa mostra, e le opere originali che sono state chieste in prestito ai musei di San Martino, anche alla Pinacoteca di Bari, al Museo della Provincia, saranno lasciate qui in originale fino a marzo, salvo proroghe, ma poi quando saranno smontati resteranno comunque le immagini che completeranno il percorso, e quindi non si perderà questo tipo di... Vorrei presentare anche la mia collega con la quale abbiamo lavorato, e questo discorso di Castel Capuano come luogo simbolo sia della storia della città che e anche luogo d'arte, bisogna dire, quindi non solo di storia dell'architettura ma anche di scultura, di affreschi, di capacità inventiva degli artisti manieristici, probabilmente anche con delle testimonianze che sono ancora da scoprire, come appunto la chiesa dei carcerati che è tutta dipinta ma è scialbata. E così via. Le stesse antiche carceri che attualmente sono deposito di corpi di reato, ma di processi legati agli anni 60 e 70, che è un mondo interessantissimo da perlustrare, da valorizzare. Poi in realtà io lo vedo dal punto di vista storico e anche diciamo, per quello che può determinare come interesse proprio per la città, per ripercorrere la storia che comunque si è costruita, si è addensata e ha vissuto in questo castello. Dottoressa, ma chiedevo anche prima all'architetto Scelzo, perché questa tenacia, questa voglia di fare questa mostra, e come mai tutta questa determinazione e alla fine anche la capacità di esserci riusciti? Ma diciamo che in linea di massima noi cerchiamo di, quando ci poniamo degli obiettivi culturali, degli obiettivi che rientrano nei nostri compiti di lavoro, di operatori culturali, noi cerchiamo di portarli a termine. E poi in questo caso
è importante, perché Castel Capuano è veramente, diciamo, il confine del centro storico di Napoli, quindi si arriva a comprendere la forma del centro storico, quindi diciamo non potevamo non impegnarci e chiedere poi l'aiuto un po' di tutti per raggiungere questo obiettivo.